100% l'Italia non potrà continuare ad occuparsi solo di riforme della giustizia e di festini in qualche villa. Occorre reagire, considerando la quota 29 come il limite oltre cui non è più possibile andare. Pena il ritrovarsi alle prese con le rivolte del pane che dall'inizio del 2011 hanno infiammato il Nord Africa, o con le rivolte della rabbia e della frustrazione che da tempo caratterizzano le banlieue parigine. Sotto questo aspetto, indubbiamente l'Italia può apparire in condizioni migliori. Quattro cialtroni che periodicamente danneggiano le infrastrutture urbane non rappresentano ovviamente uno spirito rivoluzionario, ma in realtà nemmeno una ribellione generazionale. Solo lo sfogo borghese di una minoranza che nulla ha da dire e altrettanto da chiedere. Ciò non toglie che qualsiasi paese deve guardare al proprio futuro, puntando sui giovani, dunque anche l'Italia. Occorre guardare avanti, valutando le potenzialità e le prospettive, che non sempre coincidono. L'Italia, al di là di tutte le polemiche, sulla qualità dello studio continua a sfornare laureati che sono particolarmente apprezzati. Nella nostra penisola? No, ovviamente no. Sono apprezzati all'estero e non a caso sono in migliaia ogni anno i giovani laureati del nostro paese che accettano di andare a lavorare in Europa, in Asia e in America. In fondo questo era quello che ha sempre desiderato Confindustria. Andate all'estero, sostenevano i vertici dell'associazione, fatevi esperienze e poi tornate. I ragazzi italiani ci sono andati all'estero, l'esperienza l'hanno fatta e naturalmente non sono più tornati indietro. Perché all'estero, dalla Germania alla Cina, dalla Francia agli Stati Uniti, i nostri giovani sono pagati meglio e con migliori prospettive di carriera. Perché mai dovrebbero tornare? Per sentirsi dire che l'Italia del futuro deve immaginare turni di lavoro di 10 ore con il sabato lavorativo per un salario che non crescerà mai, al contrario dei prezzi che aumentano in continuazione? In tal caso l'Italia continuerà a spendere enormi risorse pubbliche per garantire una formazione universitaria di buon livello, destinata però a essere utilizzata solo in altri paesi. Questo è uno spreco inaccettabile, così come uno spreco continuare a spendere pubblici per atenei di pessimo livello. Ormai tutte le aziende private e gli studi professionali assumono solamente laureati che escono dalla facoltà di determinate università. Sugli annunci si legge astenersi per di tempo e laureati di altre città. Così il futuro che si prospetta per l'Italia è quello di un paese di secondo o peggio ancora di terzo livello. Ma con italiani brillanti, ahimè, alla guida di imprese di tutto il mondo. E per chi resta poca produzione, oscillante fra aziende di nicchia che esportano in tutto il mondo grazie a una qualità assoluta e industrie che invece importano manodopera straniera, priva di specializzazione e scarsamente retribuita, per produzioni sempre meno competitive, con un turismo velleitario, caro e pretenzioso e con numeri di visitatori che aumentano in maniera inferiore al trend nazionale. Questo non è un destino ineluttabile, a patto che tutto cambi e tutto sia diverso, poiché le qualità esistono ed è davvero da idioti non sfruttarle solo per mantenere al potere una classe dirigente di infimo livello. Ci sono risorse professionali nel settore industriale, quello agricolo, quelle del terziario e innovativo dei servizi. L'Italia può ancora avere un ruolo importante a livello internazionale, a partire dal polo del lusso e non solo. Ma ciò significa riportare l'Italia in Italia tutte le lavorazioni delocalizzate. Questo comporta assunzioni lavorative di qualità e comporta anche l'acquisizione di aziende da parte di imprenditori stranieri, in primis i cinesi, che sono attratti dal business e hanno la liquidità necessaria a sopportare. L'Italia dunque è destinata a diventare un polo produttivo di qualità con aziende controllate dal capitale straniero. Non a caso i tedeschi di Daimler, Mercedes sono interessati a rilevare le attività non automobilistiche di Fiat. Dunque la qualità dei lavoratori italiani è apprezzata all'estero, ma non dagli italiani, che puntano solo a delocalizzare. Ma se il capitale internazionale è pronto a investire in Italia, restano gli spazi per l'autonomia, per l'economia degli italiani? Beh, indubbiamente sì, a patto che gli italiani, a partire dai giovani, comprendano la necessità di fare sistema, di mettersi in rete e di allearsi. Servono idee e fantasia per competere, ma i giovani italiani possono farcela, cominciando a cambiare la classe dirigente che sta guidando malissimo il nostro paese. Grazie a tutti.